Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Animici in Forma. Apriamo questa nostra puntata parlando di nuovo di assegni nucleo familiare e nuovi livelli di reddito per i più nuclei con componenti inabili. Ci ritroviamo su questo argomento perché numerosissime sono state le telefonate, numerose sono le chiamate che giungono alla nostra redazione proprio per chiedere notizie in merito. Cerchiamo di fare chiarezza, ma subito dopo la sigla. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC informa. I nuovi importi per il periodo 1 luglio 2022 e 30 giugno 2023 per i soli nuclei con familiari diversi da quelli con figli. Per chi valgono i nuovi importi? Vediamo un attimino per chi valgono i nuovi importi. L'INPS ha pubblicato la circolare numero 65 il 30 maggio scorso, quindi qualche settimana fa, contenente le nuove tabelle dell'assegno per il nucleo familiare, con gli importi dei limiti reddituali validi dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023. Validi naturalmente esclusivamente per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e con nuclei all'interno orfanili e quindi composti da coniugi, fratelli, sorelle, nipoti. Qui parliamo soltanto di nuclei familiari in cui non sono presenti figli. Ricordiamo infatti che a partire da marzo di quest'anno l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili è stato sostituito dall'assegno unico e universale per i figli a carico, come previsto dal decreto legislativo del 29 dicembre 2021. Naturalmente dobbiamo anche dire che l'assegno per il nucleo familiare rimane quindi, come detto, esclusivamente per i nuclei familiari diversi da quelli con figli o famiglie, quindi composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. La rivalutazione degli importi. L'assegno per il nucleo familiare viene erogato in un importo modulato sulla base del reddito familiare e ogni anno i limiti di tale reddito vengono rimodulati con effetto dal 1 luglio ciascun anno e quindi in misura anche della sua variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e di operai in tela. L'INPS quindi con la propria circolare ha stabilito le nuove cifre in vigore da luglio 2022 e fino a giugno 2023 che si riferiscono ad alcune tabelle. A quali sono queste tabelle? Quindi naturalmente sono stati ricalcolati tutti gli importi che riguardano nuclei familiari composti da soli maggiorenni inabili diversi dai figli, oppure nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli, in cui è presente almeno un fratello, una sorella o un nipote inabile, oppure sempre per nuclei monoparentali, cioè senza figli, in cui sia presente almeno un fratello o una sorella o un nipote inabile. E in ultimo, per i nuclei monoparentali senza figli, con almeno un fratello, una sorella o un nipote, in cui solo il richiedente sia inabile. Naturalmente queste tabelle poi le pubblicheremo sui nostri siti e potete assolutamente visionarle in qualsiasi momento e sono valide fino al 30 giugno dell'anno 2022. Penso di aver fatto cosa gradita nel ritornare su questo tema, naturalmente i nostri uffici sono a vostra completa disposizione per ogni chiarimento. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione e a presto. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Radio ANMIC 24. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC 24. Ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone.